Emozioni contrastanti dal primo weekend di pallavolo nel biellese. La Virtus riparte con una vittoria bella e convincente davanti al proprio pubblico contro la temibile Acquiterme. Le alessandrine partono forte e si prendono il primo set, ma il giovane gruppo biellese, allenato da coach Simone Marangio, cresce alla distanza e si prende la gara per 3-1. Margini di crescita ancora spaventosi per la Virtus. Sugli scudi la solita Mati Gallina, 19 punti per lei. Calda sul pezzo pure Lara Colombini, per la grande ex di turno 14 punti qualche sassolino tolto dalla scarpa. Tanta soddisfazione, perché comunque ci siamo preparati tanto, anche come preparazione abbiamo spinto tanto a livello muscolare, di gioco abbiamo fatto amichevoli e come gioco sono molto contenta ed è molto molto divertente e stimolante anche venire in palestra. Questa vittoria è una grandissima soddisfazione personale, perché comunque è una sorta di vincita e sono molto molto contenta e speriamo che anche nelle prossime di dare il meglio e di migliorarci sempre, perché comunque troveremo anche squadre molto molto più forti, se si può dire. Sicuramente noi siamo state molto più incisive, soprattutto sulla battuta, mandando fuori la loro ricezione per poter giocare poi come meglio potevamo, ecco. Abbiamo fatto quello che dovevamo, all'inizio sappiamo che nessuna squadra è pronta al 100%, ma noi ci abbiamo messo l'anima anche quando eravamo in difficoltà. Loro sono partiti forti, hanno battuto alla grande e chiaramente ci hanno messo veramente in difficoltà su quel fondamentale, però noi non abbiamo mollato di testa, è quello che dovremmo fare sempre durante la stagione, e poi siamo riusciti a cambiare il ritmo della gara a nostro favore, siamo stati composti, abbiamo trovato delle situazioni di equilibrio, quindi c'è da dire veramente bravi alle ragazze, alla squadra, anche i cambi in battuta, in seconda linea, sono fatti trovare veramente molto pronti. Approccio duro con la nuova categoria invece per il team volley. Alessona, le ragazze di coach Fabrizio Prezioso accedono 0-3 alle Liguri di Albisola, più squadra in questo momento. Abbiamo inanellato una media di 14 errori a set che in nessuna categoria e in nessun match sono consentiti, ha detto il tecnico. Per costruire un sistema di gioco rodato e metabolizzato ci vuole tempo. Il problema è che di tempo non ne abbiamo, quindi dobbiamo trovare il modo per diminuire il numero di errori. Grande esordio invece per la SPB. I ragazzi di coach Di Lonardo espugnano per 3-0 il difficile campo di Vercelli, aggiudicandosi con ampio margine uno scontro diretto dal peso importante nella corsa ai playoff. Bene, la prima partita di campionato non è facile, mai facile la prima di campionato, e poi contro una squadra tosta che è candidata al playoff come Vercelli, quindi molto contento per i ragazzi che hanno fatto alcune cose che stanno allenando da più di un mese. Dobbiamo continuare a lavorare per abbassare l'errore, che è stato un pochino alto, però anche merito di Vercelli, che ci ha messo sotto pressione tutta la partita. Quindi un bel 3-0 fuori casa per iniziare, sono molto molto contento, adesso si lavora in settimana per Ovada. Sono contento della prestazione di oggi, era la prima giornata di campionato e come ogni stagione è un'incognita. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto magari qualche difficoltà in alcuni momenti, ma è normale. La squadra deve ancora prendere l'amalgama giusta che verrà con gli allenamenti. Individualmente sono contento della mia prestazione e vediamo per la prossima. Sicuramente da martedì penseremo alla prossima, adesso ci godiamo la vittoria.